Amici di InterFanTV.com, FCInterNews.it, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle videopagelle, purtroppo le tristi videopagelle di Barcellona-Inter 2-0. C'è poco da dire, le analisi sono state fatte anche semplici da Spalletti, da tutti noi durante la partita e anche da voi che ci avete scritto, che avete interagito durante, forza ragazzi, durante il post partita, l'Inter non riusciva mai a ripartire, quindi bisogna intendersi sui voti, sul metro di giudizio. Poi voi scrivete la vostra, però uno può dare i voti sull'aspettativa. Dice l'Inter a Barcellona ci sta che giocando da 6 perde con un Barcellona che gioca da 6 e mezzo, oppure ci sta, come saranno le mie pagelle, dare i voti per valori assoluti, cioè liberandoci dal fatto che uno è l'Inter e l'altro è il Barcellona. Per me, una delle due, l'Inter ha giocato in un modo molto negativo e dai voti si capirà perché le sufficienze sono 3, credo, 3, 4 al massimo. Allora Handanovic, per esempio, una 6 e mezzo sul primo gol, secondo me può anche avanzare un po' di più, però c'è da dire che ha fatto anche delle belle parate e ha salvato anche il risultato, soprattutto sull'Englet. Quindi gli do 6 e mezzo ed è il voto più alto di tutta la squadra. A D'Ambrosio e a Samoa gli do 5 a tutti e due i terzini. Timidi, non sono mai riusciti a ripartire. A Samoa addirittura a un certo punto ha dato proprio l'assist all'Englet, un giocatore con la sua esperienza anche internazionale, ma aspetto un po' più di fiducia da trasmettere alla squadra. I difensori centrali, Skriniar, secondo me la partita da 6 l'aveva fatta, però poi sui due gol, sia Jordi Alba, anche se viene da lontano, ma anche sul primo Rafinha, lascia a desiderare, quindi gli do 5,5 a Skriniar. E Miranda invece, che secondo me potrebbe fare molto di più dal punto di vista della personalità, anche proprio da trasmettere agli altri, devo dire che però su Suarez ha fatto abbastanza bene, quindi almeno in fase difensiva è la seconda sufficienza, gliela do a Miranda 6. Per quanto riguarda il centrocampo, ho visto anche voti di colleghi positivi, ma io gli do 5 a tutti, anzi diciamo che per distinguere posso dare un 5 più a Brozovic, perché Brozovic si vedeva che non stava bene. Vesino pure poteva essere un 5,5, ma poi perde anche il pallone. Nasce da lì il primo gol. E comunque, sì, stava bene fisicamente, ma se la palla non gira sarà anche colpa o demerito di qualcuno. E secondo me, il centrocampo Borja Valero per un motivo, perché dovrebbe giocare più dietro, lì la palla non arrivava mai. E Brozovic e Vesino perché non riescono a farla girare in modo, diciamo, con un giro palla veloce. Per me sono 5 tutti e 3. Alla fine, chi per un motivo e chi per l'altro. Brozovic, Vesino, Borja Valero 5-5-5, che non è il modulo di Canà. Davanti, Candreva, Icardi e Perisic, prima dei sostituti. Allora, Candreva è il peggiore, ho 5 meno perché mi dispiace voler infierire. È uscito alla fine del primo tempo, non è azzeccato praticamente una. E lo differenzio da Icardi e Perisic, a cui do 5,5, perché per esempio Perisic, fin quando ha retto fisicamente, qualcosina nel primo tempo l'ha provato a fare, anche il passaggio di Icardi, così come Icardi il passaggio di tacco a Politano, comunque hanno anche provato in attacco, era il ruolo ancora più difficile se vogliamo. Io le maggiori colpe le do ai centrocampisti, oltre che ai due terzini che sono stati negativi. Quindi do 5,5 a Icardi, 5,5 a Perisic, 5 meno a Candreva. I subentrati do 5,5 a Lautaro perché alla fine due occasioni è stato bravo anche a crearsele la seconda, poi le ha sbagliate in malo modo, però ha dato l'impressione che non facesse saltare gli equilibri, no? Che si sacrificasse, poi ha sbagliato è vero il tiro, però non è che mezz'ora a Barcellona entra lui e la può risolvere, quindi è insufficiente, ma non lo voglio punire più di tanto con un voto negativo. 5,5 Lautaro. Per quanto riguarda invece gli altri, Keita gli do 5, perché a differenza di Lautaro un mezzo colpo di testa, ma lui aveva veramente tanto campo per far vedere un po' di più la sua corsa e la sua esplosività e non l'ha fatta vedere. E Politano, mi gioco la terza sufficienza. Politano gli do 6, perché soprattutto nel primo quarto del secondo tempo, è vero che poi Jordi Alba, Spalletti si è arrabbiato con lui perché lo doveva seguire sul 2-0. Però è stato anche quello che si è sbagliato il tiro, ma almeno ha smosso un po' le acque più degli altri. Quindi do, ricapitolando, 6,5 Handanovic, 5 D'Ambrosio, 5,5 Skriniar, 6 Miranda, 5 Samoa, 5 Brozovic, 5 Vesino, 5 Borja Valero, 5 meno Candreva, 5,5 Icardi, 5,5 Perisic, 5 Keita, 5,5 Lautaro,
5 più tendente al 5,5, e 6 Politano che insieme a Miranda e Handanovic, diciamo, si salvano. Queste sono le tristi pagelle, come vi avevo detto, di Barcellona-Inter. Devo dire anche Spalletti 5 come la media generale di questa partita mediocre, perché alla fine non è riuscito a inventarsi niente per andare oltre la fatica del derby, oltre il tiki-taka del Barcellona. Voleva fare una partita e non si è affatto vista, quindi non posso dare la sufficienza all'allenatore. Tra l'altro io De Vrij, Miranda, non l'ho capita, anche se poi Miranda prende il 6 e gli altri no, però De Vrij poteva dare una mano nella costruzione della manovra. Si è anche visto che il 4-4-2 non è una bestemmia. Speriamo che l'Inter possa migliorare in qualità, ma si può migliorare in qualità anche con la scelta di alcuni interpreti. Per esempio Borca può giocare più dietro, da regista. Bisogna iniziare a rispolverare qualche altro centrocampista più tecnico quando Brozovic magari non sta benissimo, così come Lautaro, che ha sicuramente tecnica. Grazie a tutti da Michele Borrelli, un caro saluto. Ci vediamo giovedì pomeriggio per interagire dalle 17, per le pagelle, le video pagelle e tutto. Iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, il girone è ancora aperto. Anzi, l'Inter è seconda ed è messa ancora bene. Ciao a tutti!